Sta per andare in onda Lorem Ipsum, comunicazione alle parole, a cura di D'Agostino e Tava, al microfono Ferdinando e Christian. Quando parliamo di strumenti, a me la prima cosa che viene in mente sono gli strumenti musicali. Per deformazione, anche se non sono un musicista, ma ho una grande passione per la forma degli strumenti, le vibrazioni, eccetera. E quindi per me strumento è uno strumento musicale, no? La prima cognizione che mi viene in mente. Per te, Nando, invece, qual è il primo pensiero? Mi viene in mente anche a me il classico strumento musicale, no? La tromba, l'arco, insomma, piuttosto che il fiato. Però è anche vero che negli ultimi anni, parlando, facendo interventi anche nel mondo del lavoro, comunque crescendo nel mondo del lavoro giorno per giorno, quello che hai sempre di più come connotazione legato al termine strumenti è strumenti di lavoro. Cioè tutto quello che all'interno di una giornata di lavoro o di un percorso tuo professionale negli anni devi apprendere perché è utile poi alla messa in pratica di alcune tecniche e strategie per il raggiungimento di un obiettivo, quindi i cosiddetti strumenti. Io poi ricordo questa frase che diceva mio padre, ma che poi ho sentito dire a molti adulti quando io ero ragazzino, non fare storie, applicati perché questi sono gli strumenti che devi imparare e che ti serviranno poi nella vita per essere un uomo. E lì si parlava in senso più alto. Lo strumento poteva essere l'educazione, poteva essere il saper parlare con gli altri, la parola, riuscire ad avere un lessico tale per riuscire a intavolare un colloquio. I libri sono uno strumento per la cosiddetta intelligenza, cioè la capacità poi di apprendere e formulare la tua conoscenza per l'interazione con gli altri, al raggiungimento di una comunicazione. Quindi credo sia un po' questa la cosa che più mi viene in mente. Strumento, qualcosa che poi diventa utile, presto o È tardi, qualcosa che prima ti o poi. serve per fare qualcos'altro. Quindi ho cercato anche sulla Treccani, sul dizionario, una definizione, ma mi sono venute fuori 3 pagine di definizioni talmente vaste come applicazione. Anche qua lo strumento è variabile anche a seconda del tipo di lavoro che fai, no? Mi viene da pensare lo strumento per un meccanico. È cacciavite, chiave inglese e così via, ma lo strumento chirurgico è un bisturi, guarda che differenza di utilizzo e di applicazione. E lo strumento per uno scrittore? Qua ti invito a nozze. Ah, bella. Beh, allora, la prima cosa che verrebbe da dire, no, andando d'istinto come abbiamo fatto prima, sarebbe le parole, ok? La capacità di costruire le parole. Io non sono del tutto convinto che sia solo questo. Lo strumento principale, a parte essere sicuramente una costruzione, una formazione umanistica, ma quello è uno strumento utile, nel senso che se chiaramente hai letto molto nella vita, hai avuto una formazione umanistica o delle influenze umanistiche letterarie intorno a te, è chiaro che potresti essere, diciamo, agevolato per fare lo scrittore. In realtà credo che il vero strumento sia la fantasia, il fatto che hai fervida Bravo. immaginazione, una grandissima capacità di osservazione e quindi i sensi diventano degli strumenti. Il fatto che tu percepisci degli odori, guardi, osservi i gesti delle persone, la capacità di carpire le caratteristiche di ognuno, il fatto che ascolti tutto, no? Hai sempre queste orecchie un po' in captazione come fossero delle antenne, e il fatto che vuoi sempre andare a sfrugugliare, a conoscere e a raggiungere quello che è l'antro umano, mettiamola così. Quindi sicuramente il fatto di essere una persona recettiva, molto sensibile, molto osservatrice e sicuramente anche molto fantasiosa, perché poi tu le storie le ricostruisci nella tua testa, questo credo sia il vero strumento o la vera scatola Infatti, di strumenti volevo di uno vedere se scrittore. cascavi un po' nel mio tranello di dire no, sai, lo strumento dello scrittore è la penna o Allora, Hai ancora è ragione, hai sabato ragione. mattina, sono solo al primo caffè, ma ancora non così tonto. Beh, ti devo dire la verità, chiaro, nel giochino, no, da libro del bambino, no, la penna è sempre stato lo strumento dello scrittore, ma in realtà a questo punto lo sarebbe anche il foglio, sarebbe la carta, lo sarebbe a questo punto nell'era moderna il PC, nell'Ottocento la macchina da scrivere, insomma. Cioè dipende perché poi ognuno scrive come vuole. Se proprio vogliamo dirla tutta, allora lo strumento di Dante era il muro, perché
ha scritto metà della Divina Commedia sul muro, quindi in realtà poi alla fine della fiera è la sorgente e non il mezzo. Ecco, forse bisognerebbe fare questa distinzione. Lo strumento in quanto sorgente dell'ispirazione o del sapere, o lo strumento in quanto mezzo che poi mette in pratica. Cioè, faccio un esempio, il fatto che una persona abbia un'intera falegnameria a sua disposizione, meraviglioso, ha gli strumenti adeguati per costruire un tavolo, ma se non ha strumenti quali la capacità di progettare lo strumento, cioè di progettare il tavolo, la capacità di sentire il legno, di riconoscere quale legno nella lavorazione si romperà o meno, le tecniche, lo studio di come la lavorazione va fatta, allora vedi che c'è lì una differenza tra strumento e mezzo, che a volte sembra la stessa cosa. La mia esperienza di vita tanti anni fa come artigiano, ero un pessimo artigiano perché il mio fine era provare gli strumenti, mi divertivo a fare quello alla fine. Il vero artigiano è quello che invece usa lo strumento per fare poi la cosa che lui ha in mente, quindi è proprio radicale la differenza, hai detto bene tu a distinguere queste due cose in maniera così importante. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, ma poi è percepibile, come hai detto tu, sulla fantasia per lo scrittore o sul meccanico che ha l'orecchio musicale per quel rumorino del motore e lo strumento gli serve solo per regolare, non è il fine di tutto il lavoro. Sono pienamente d'accordo, infatti mentre tu parlavi stavo pensando, esempio, a quello che stiamo facendo in questo momento io e te. Noi stiamo registrando un Bravo. Podcast, è innegabile che lo strumento, tra virgolette, mezzo è il microfono, il fatto che devi avere un minimo di attrezzatura per cercare di fare una registrazione che sia degna di essere ascoltata e tecnicamente valida per i supporti digitali. E infatti sin dall'inizio mi hai tirato l'orecchio perché io ero un po' indietro e finalmente mi sono un po' sistemato. Quindi sicuramente il microfono, tutto quello che vuoi, però ci deve essere poi una predisposizione, innanzitutto un minimo di voce, possiamo dirlo, chiaro, io non sono un professionista, tu lo sei sicuramente più di me, c'è chi con la voce ci lavora proprio del suo strumento di lavoro, no? Per un cantante, esempio, la perdita della voce vuol dire la perdita del lavoro, che chiaramente manca la voce. Però nel nostro caso che facciamo contenuti, il vero strumento è la curiosità, la passione per la parola, la ricerca, il fatto che poi dobbiamo andare a fare un minimo di lavoro prima per cercare di creare un contenuto, e quindi possiamo dire che forse il nostro vero strumento è la capacità di creare storytelling, sì, che poi noi tramutiamo tramite i mezzi, esatto, in un podcast o in, sì, un video. Noi forse possiamo definire lo strumento quella cosa che, se dovesse venire a mancare, non viene a mancare il tuo risultato lavorativo, professionale, passionale, quello che sia. Cioè lo puoi sostituire lo strumento. Se io non ho una stecca da ceramica per fare quella determinata cosa, prendo un'altra cosa che fa quella funzione. Un mio amico usava come timbrino per la sua decorazione sulla ceramica una lima triangolare, e lui faceva tutti i motivi triangolari, un po' come Benetton, che all'inizio della sua carriera faceva tutte queste cose colorate perché usava comunque gli scarti, macchine che permettevano, di era diventato fighissimo per questa sua capacità, ma non era lo strumento, era la sua ingegnosità a renderlo unico. Guarda, hai usato una parola che mi ha subito colpito, che è ingegnosità. Sono d'accordo con te, perché adesso facciamo un esempio che è un po' simbolo di tutto questo. Non vogliamo minimizzare il potere dello strumento principale, quello che poi viene utilizzato, per carità. Però se noi guardiamo, se non sbaglio, Beethoven, correggetemi se sbaglio, Beethoven era sordo, cioè gli mancava lo strumento principale per fare musica. Quindi non è che uno fa musica perché è bravo a suonare. Fa musica innanzitutto perché ha una grande capacità di riconoscere le note, che senza di quello. Quindi, ora, lui non aveva lo strumento principale che era l'orecchio, quindi la capacità di ascoltare tramite l'udito le note e comporre una melodia. Ma lui la melodia la componeva comunque. La componeva comunque e ne ha composte, direi, inequivocabilmente meravigliose, senza avere lo strumento principale, perché vuol dire che il vero strumento era lui, o meglio, quella melodia che aveva in testa. Quindi quella cosa che è più una cosa di pancia, una cosa impercettibile, intangibile, che è appunto l'ispirazione, la fantasia, la creatività,
che quella però non è riuscita a essere arginata neanche con la mancanza di uno strumento così forte, certo, che era. E poi anche qua la differenza, come hai detto prima, sul cantante oppure anche noti compositori, dove viene a mancare una parte del tuo corpo, dove non puoi fare quell'azione, e lì lo strumento è interno, è parte di te, ma non sei te, ma è un pezzo che ti riguarda. Venendo a mancare quello, ovviamente la situazione deve essere poi modificata. Però abbiamo preso proprio due casi limite in questo universo di strumenti. Sì, no, beh, l'idea era proprio quella, insomma, perché credo che la componente sia quello che viene chiamato lo strumento nobile. Lo strumento nobile è, l'ho citato prima perché volevo già incalzarlo dentro, è l'intelligenza. Attenzione, non l'intelligenza, sì. L'intelligenza, che è un modo un po' più antico di definire la parola intelligenza. La parola intelligenza è l'intelligenza classica, è definita dalla capacità di intuire dei concetti, di risolvere dei problemi, e cresce all'accrescimento delle conoscenze, quindi all'apprendimento di nozioni nuove. L'intelligenza è quella cosa che è più innata, tu ce l'hai dentro, ci nasci così. Per, diciamo, i più volgari sarebbe quello che definisce poi anche il tuo quoziente intellettivo, come dire, valutazione numerica del quale sono d'accordo, sì, no, vabbè, poi vediamo. Prendo in citazione una persona che io ho studiato molto, che mi ha molto colpito negli anni, che è Einstein. Stiamo parlando di una persona che a livello di intelligenza non era molto riconosciuto, a livello di intelligenza era sicuramente uno dei uomini più brillanti del nostro millennio, ok. E lui, cito queste parole: l'esperienza prova che piuttosto la cosiddetta intelligenza cede per prima a queste rovinose suggestioni che sono le collettività, poiché l'intellettuale non ha contatto diretto con la rozza realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, quella della pagina stampata. Cioè, lui cosa dice? Cosa vuol dire in questa frase? E adesso la ricontestualizzo in quello che fu un suo intervento credo nel 32, sì. Che poi divenne una lettera che lui scrisse a Freud nel 32. Attenzione, l'intellettuale ha come strumento la carta stampata, cioè lui, per far arrivare il suo concetto, quello che lui dice, per essere riconosciuto quanto intellettuale, ha bisogno fondamentalmente di un unico strumento, qualcuno che lo pubblichi, per ovvi motivi. Ma l'intelligenza non si abbassa a questo, non ha bisogno di uno strumento collettivo, ha bisogno di una realizzazione che invece sia del tutto personale. E lui dice: attenzione, perché l'intelligenza è qualcosa che, a prescindere o meno dallo strumento che lo riconosce, c'è ed esiste. Per dire, l'intelligente, l'intellettuale, se non viene dimostrato a qualcuno, se non si dimostra a qualcuno, per assurdo, è come se smettesse di esistere. Nessuno saprà che è intelligente o che conosce quel determinato argomento. Ma colui che l'intelligenza ce l'ha dentro, e l'intelligenza può essere intuizione, capacità di leggere il cosmo, nel suo caso di leggere la fisica, in altri casi la capacità di costruire musica, di essere un leader, parola che poi vedremo. Queste cose sono dentro, e quelle definiscono uno strumento col quale tu, a prescindere da come viene riconosciuto dagli altri, ci vivi ogni giorno e influenzi la tua vita e quella degli altri. Sì, forse è un termine, una definizione che non c'è neanche bisogno di dirla, cioè c'è, esiste, la percepisci. Esatto, esattamente. E questo mi fa pensare poi al concetto di strumento in generale, perché ci sono persone che, secondo volte si dice, tu ce li hai gli strumenti, ma non li usi a dovere. Boh, perché? Solo perché magari non hai... Faccio un esempio sul pratico, scendendo un attimino sulla terra. Tu vedi quello, no, un po' scaltro, che quando parla, no? È bello acceso, ti saprebbe vendere la penna anche nel deserto. E tu dici, porca miseria. Ma te sei troppo forte, potresti vendere anche un ghiacciolo agli schimesi. Ma te perché non fai il commerciale? C'hai gli strumenti ma non li usi. Ora, chi ti ha detto che lui debba riconoscere il suo strumento innato per vendere qualcosa? Magari questa sua capacità commerciale o persuasiva la usa per crescere bene i figli, o per essere un buon amico, o magari per costruirsi un tessuto sociale col quale realizzerà dei progetti no profit. Vedi, noi tramutiamo sempre
lo strumento in qualcosa che poi deve definire un risultato tangibile, quando invece lo strumento è qualcosa che spesso e volentieri si tramuta in un risultato principalmente umano, nostro. Interessante, non ci avevo mai pensato a questa cosa, ammetto che mi hai spiazzato, non mi aspettavo questa riflessione. Beh, se ci pensi nel tuo caso, facendo un parallelismo, è un po' così. La tua curiosità e capacità di stare nel collettivo, perché sei un artigiano, quindi no, il mondo dell'artigiano cos'è? Una persona che mette le mani in pasta, nel pratico, vuole veder realizzare, crede nella comunità circolare, crede nel processo circolare di penso, ingegno, progetto, realizzo. Cosa sei diventato? Un imprenditore che usa tutti i mezzi di comunicazione per un'idea di economia circolare nel borgo. Io credo che ci sia un grande parallelismo. Cioè, perché la tua visione è orizzontale. I tuoi strumenti ti portano ad avere una crescita orizzontale piuttosto che verticale. Infatti non sei un dirigente d'azienda nel mondo delle assicurazioni. Quindi, cioè, assolutamente sì. Esatto, quindi io per prima volta penso che i miei strumenti siano la capacità di guardare con creatività qualunque cosa e, usando gli strumenti giusti, saper realizzare un prodotto o grafico o creativo o comunicativo. Infatti mi piace scrivere, parlo, e la mia agenzia è un'agenzia fondamentalmente di comunicazione creativa, che sia una realizzazione di un sito web a poi la realizzazione di un piano editoriale. Quindi fondamentalmente ognuno è fedele a se stesso. Ecco, riassumendo, lo strumento, una volta riconosciuto, dovrebbe essere quello non che viene utilizzato a un mero scopo, che è quello poi realizzativo di una vendita o di un'economia o di qualcosa che sia poi mero a quanto la società dice che serve. Sì. Ma lo strumento è quello che poi ti rende fedele a te stesso. Molto bella questa riflessione, l'abbiamo fissata nell'etere, quindi ce l'abbiamo. Senti, ti volevo portare invece su un'altra riflessione, dove forse qui sei poco pratico e mi diverto anche a portarti su nuovi terreni. Vai, mettimi in difficoltà, vai. Allora, vai. Strumenti compensativi, questa è una parola che per i non addetti ai lavori o chi non ha figli dislessici può sembrare una cosa strana, ma spiego a te, o ma comunque spiego a chi ascolta, sono tutti quegli strumenti che vengono concessi dal sistema scolastico per i ragazzi dislessici per compensare quella mancanza di abilità, non sto citando testuali parole ma poco ci manca, quella mancanza di abilità nel fare qualcosa. Un esempio, la calcolatrice è uno strumento compensativo per i ragazzi discalculici. E così via, poi altre cose, il computer, l'iPad, piuttosto che altre soluzioni. Trovo interessante questa cosa, che lo strumento compensativo diventa in realtà uno strumento al pari della sedia a rotelle, cioè non ti do uno strumento compensativo per trasformare o per migliorare la tua abilità, te lo do per metterti in qualche modo buono. Poi quando tocco il tema della scuola divento sempre un po' cattivo, mi perdonerà chi... Sì, esatto, stavo aspettando il momento in cui cominciavi a dire i denti. No, in realtà, allora, il concetto dovrebbe essere questo. Mi piace, sposo un po' il pensiero che mia moglie, che si occupa di dislessia da tanti anni, avendo due figli dislessici, ha elaborato un concetto in cui lo strumento compensativo deve essere temporaneo, cioè mi sblocca un'abilità e mi permette poi di... Lo strumento compensativo deve durare il giusto, può durare anche 3 minuti lo strumento compensativo, se mi aiuta a capire. Allora, in questo caso, volevo arrivare a questo, lo strumento compensativo è quello che mi fa superare un gradino, non è quello che mi mantiene in una condizione di, tra virgolette, disabilità nel non saper fare una cosa. Ecco, forse la funzione degli strumenti è anche questa. Volevo sapere tu cosa ne pensi e com'è la tua visione su questa cosa. Allora, mi hai messo su un terreno per me scivoloso, mm-hmm. e avevi ragione. Ecco. Quindi io, chiaramente, è un argomento per me abbastanza sconosciuto, nel senso che io ho avuto modo, dico, la mia massima esperienza è stato avere modo di magari allenare o avere collaborazioni come allenatore anche con squadre di atleti in carrozzina. Quindi ho avuto modo di parlare, interagire con loro, e chiaramente mi rendevo conto che anche il mio modo di allenare doveva cambiare. Stiamo parlando proprio di persone che hanno
hanno loro da insegnare a te, te lo posso garantire. Insomma, da questo punto di vista ho avuto un'esperienza incredibile. Però è chiaro che cambia, perché tu hai degli strumenti in meno dal punto di vista dell'utilizzo del corpo, hai degli strumenti in più perché chiaramente poi hanno una forza sulla parte alta del corpo diversa, una capacità motoria della spalla piuttosto che sanno fare altre cose. Quindi io lì però ho sempre approcciato a qualcosa di definitivo, cioè chiaramente non stiamo parlando di persone che potrebbero o non potrebbero, spesso e volentieri magari stiamo parlando di persone che in realtà la carrozzina ne hanno bisogno al 70%, perché per il 30% riescono comunque a deambulare in piedi, ma in maniera un po' sicuramente solo per camminare, ma non per fare sport, e quindi per fare sport si devono tra virgolette adattare al fatto di stare su una carrozzina, perché le certo. ruote danno loro velocità, rapidità e quindi mobilità. Non so dirti esattamente la connotazione però su qualcosa che è temporaneo. Una cosa è certa, ho sempre pensato che la disabilità o comunque le disabilità in generale debbano essere più approcciate con un aspetto non compensativo, cioè hai questo problema, ti do uno strumento per risolverlo, questo è il tuo nuovo strumento. In realtà ho sempre pensato che si debba invece cercare di dire ok, non hai questo strumento, quali altri strumenti posso accumulare in modo tale che tu possa comunque compensare in maniera autonoma la tua disabilità. Ecco, non so, e qui giro la domanda a te, se questo processo c'è realmente o in che campi c'è, sempre che io abbia capito. Allora, sei andato dove speravo tu andassi, vedo che abbiamo una abbiamo una sintonia innata tra noi. Allora, la riflessione che volevo fare in realtà, partendo da questo concetto di strumento compensativo, e tu hai guidato bene poi la logica conseguenza, anche se non era preparata, è proprio questa. In realtà siamo tutti dis qualcosa, e quindi anche sul lavoro, sulla nostra professione, ma anche penso sempre alla ceramica, devi usare la stecca 107 con quella forma particolare, e se non ce l'ho, cioè l'uso degli strumenti deve diventare quella cosa per cui io posso intercambiarli. Mi viene in mente l'artigiano, ma penso anche a chi si occupa di social media marketing. Quando tu non hai uno strumento, non è che se non hai quello strumento non puoi fare il tuo lavoro, devi modellare, come hai detto tu, l'utilizzo di quello che stai facendo in modo tale da usare altri strumenti. Mi viene in mente lo scout che è in uscita e deve fare accendere un fuoco, fare qualcosa, non ha l'accendino, l'accendigas, quello che c'ha nel cassetto della cucina, deve trovare il modo di farlo. Quindi l'utilizzo degli strumenti è quello che ci accende anche la creatività, ci accende la capacità di trovare soluzioni, e meno strumenti abbiamo, questa non è una frase mia ma l'ho presa da un ottimo visionario che ho conosciuto anni fa, meno strumenti abbiamo più creatività abbiamo, e questo vale secondo me in tutti i settori. Dobbiamo imparare, a parer mio, ognuno di noi, a pensare lo strumento come un tramite sostituibile, come dicevamo prima, ma lo sforzo è proprio di dire mi provo a privare di uno strumento per capire come fare altro. Il mondo della ceramica è l'esempio più palese, perché negli anni è sempre stato pieno di strumenti e di colori, di una gamma, per fare ceramica dovevi avere chissà che investimenti. Questo visionario, Jean Santilli, un artigiano, artista che ho conosciuto tantissimi anni fa, mi ha insegnato proprio questo passaggio, a vedere le cose con più semplicità, e gli strumenti cambiano, trovi, fai, ma guarda tutto con prospettive diverse, è lì che la mente lavora di più. Guarda, mentre ti ascoltavo avevo la testa che viaggiava, ti spiego perché l'hai toccata proprio nel modo giusto per accendere la mia attenzione su quello che è il mondo di oggi, proprio nella parte comunicativa. Cioè noi siamo completamente e continuamente bombardati dall'idea che devi fare i podcast, il miglior strumento è questo. Devi fare comunicazione col tuo editoriale? Usa questo, il mio strumento. Vuoi farti vedere? Usa Instagram, il mio strumento. Vuoi farlo così? LinkedIn, il mio strumento. Cioè, come se
ci fosse uno e solo uno modo di fare le cose se vuoi fare quella cosa. E questa cosa in effetti è quella cosa che mi dà sempre fastidio. Anche a me. Perché è come se io, esatto, è come se io percepissi sempre che c'è questo, che poi diventa poi anche il modo con il quale alcuni professionisti e aziende si presentano. Te li do io i cinque modi per diventare influencer. Sì. Vado io la strategia, l'unica vera strategia, che è lo strumento perfetto per arrivare primo su Google. Cioè sono tutte queste, questo bombardamento di soluzioni definitive, no? Che come dire, questo è lo strumento, non ce ne sono altri. Questa è davvero una manipolazione. Non è persuasione, ma è veramente manipolazione. Perché poi noi siamo persuasi che nel mondo del lavoro, se non abbiamo quella suite, quel programma, non possiamo fare le cose. Io l'esempio lampante ce l'ho nel mio mondo, noi facciamo molta grafica. E spesso e volentieri, io sono certificato suite Adobe, chiaramente hai sempre, cioè nasci, cresci, sei stato cresciuto che se non usi Illustrator, InDesign e Photoshop, tu la grafica non la puoi fare. Ok, sì. Allora innanzitutto smentisco perché in anni non sospetti, prima di prendere questa certificazione, quando già la suite era una suite riconosciuta da tutti i grafici del mondo, io lavoravo in un'agenzia pubblicitaria, il mio capo, che dire che aveva le mani da T-Rex e dir poco, perché non spendeva, cioè proprio... lui era meraviglioso, cioè lui era quello che, se c'erano due sedie che avevano perso due viti, ti dico già cosa faceva, no? Diceva, allora, una vite la togli anche di là, la sposti di lì, piuttosto tre sedie con tre viti, piuttosto che due sedie con quattro. Cioè, una cosa allucinante. E lui mi ha fatto fare delle grafiche all'epoca con Word, con Excel, e la gente a casa sta dicendo, ma di cosa stai parlando? Noi vendevamo spazi pubblicitari a marchi come Fiat, ed erano assolutamente credibili. Quindi... E ho imparato a usare strumenti, credimi, improbabili, per fare grafiche credibili. Poi è vero, avevamo anche noi CorelDRAW e tutti quegli strumenti delle agenzie pubblicitarie, ma l'aspetto grafico, è chiaro che facevi più lavoro, perché un lavoro da mezz'ora ci mettevi un'ora, quindi non eri performante, ma il risultato arrivava. Ad oggi è praticamente uguale. Ci sono dei nuovi strumenti, delle suite che non sono le suite riconosciute, ma con le quali puoi fare il lavoro, magari con un tempo diverso, ma tu ti ingegni a usare quello strumento in modo tale da raggiungere comunque l'obiettivo. Ecco, questo mi piace, cioè rompere totalmente quello che hai detto tu, cioè questo status quo dove sembra che le cose sono in quel modo si possono fare. Nel campo dell'arte questa cosa nel tempo è stata riconosciuta, perché... credo che la prima volta che hanno visto lavorare Pollock hanno detto, ma scusa un attimo, non usi pennelli, non usi il quadro, addirittura non è su un cavalletto ma è per terra. Sbruffi della roba, usi le mani, questa non è la tecnica, lo strumento è il pennello e la tela, punto. Lui l'ha fatto in modo totalmente diverso, il risultato è l'emozione umana tramite l'arte, lui ci è arrivato. E Pollock sta lì dove sta, nei mostri sacri dell'arte. Ora, a netto del fatto che poi ti possa piacere l'arte moderna, astratta, certo, o meno. Quindi, questa è la mia sensazione. Hai toccato un tasto molto forte. Spesso e volentieri, lavorando anche con i ragazzi giovani, io li faccio lavorare molto con la carta. Cioè, prendi la penna, prendi la carta, comincia a disegnare la tua idea qui sopra. Ma no, ma perché non posso aprire? Aspetta, fai conto che non ce l'hai il PC, fai conto che non ce l'hai. Comincia a disegnarlo su carta. Se ce l'hai su carta, allora capirai che hai mille strumenti per poter arrivare poi al progetto finale. Grafico. Bravo. Ecco, questo è il grande male, secondo me, di questi ultimi anni. Nello specializzare ogni mestiere, abbiamo definito che ogni mestiere è specializzato solo se usa un determinato strumento, dimenticandoci che lo strumento principale sono le mani e l'ingegno. E a quel punto puoi realizzare quello che vuoi. Poi è chiaro che a un certo punto ci saranno delle condizioni, dei momenti in cui devi passare comunque da un determinato strumento per avere un file da dare allo stampatore piuttosto che un file da mettere sul web. Sono d'accordo. Ma la realizzazione dell'idea prescinde dallo strumento. Questo per me assolutamente è un comandamento. Se lo tramutiamo, scusami se ho divagato, torno sulla tua prima domanda, se lo portiamo poi sulla persona, che anche qui, sai quante volte a me o a ragazzi che ho allenato mi hanno detto e dovevo dire smetti di giocare,
Perché? Se è 1,75 m, giochi con bestie di 1,90 m, ma dove vuoi andare? Perché? Perché in quel momento, per un giocatore di pallacanestro che cresce, gli altri continuano a toccare il cielo, tu rimani ad altezza mensola, certo. Come posso dire, e giustamente l'allenatore ti dice: non c'hai più i numeri, non hai più i centimetri, non hai più le misure, non hai più gli strumenti per giocare a pallacanestro a questo livello. Ma tu cerchi di vincere questo status quo, acquisci altri strumenti, altre cose che magari ti fanno, come nel mio caso, continuare a giocare anche a buoni livelli. Ho giocato fino alla C2, che è una cosa che, guardando le mie misure, era un esempio autobiografico il tuo. Assolutamente, ma in realtà è una cosa che ho portato anche con altri ragazzi che ho allenato. Il ragazzo è molto più consapevole di quello che si pensi, e qui ti chiedo conferma, tu che con i ragazzi ci lavori molto. Cioè, il ragazzo a un certo punto arriva e ti dice: coach, ma mi dica la verità, ma io devo smettere o devo andare nella squadra quella dei cadetti piuttosto che quella dell'annata inferiore? Io mi sa che ho ancora 2 o 3 anni poi basta, vero? Che ragazzo non è scemo, lo vede. Cioè, lui capisce che la sua crescita magari sta finendo o non è più rapido, gli altri sono più veloci e non ha più i mezzi. Ma io spesso e volentieri, prima di andare a dire al ragazzo: sì, guarda, mi dispiace, forse è il caso, che gli dico: attenzione, vediamo cosa sai fare tu, quali sono i tuoi strumenti utili all'interno della squadra. E spesso e volentieri il ragazzo che non aveva più centimetri per andare al ferro, come si vuol dire, a canestro, in penetrazione, con rapidità e forza, perché si scontrava contro il muro dei suoi coetanei il doppio di lui, magari lo facevo allenare sulla rapidità o allenare sul tiro dalla distanza. Ma questo perché? Perché lui aveva uno strumento innato prima, che era qualcosa sul quale io potevo lavorare. Il fatto che avesse un'intelligenza maggiore degli altri, la lettura del campo, la capacità di leadership. Infatti spesso e volentieri magari diventava il capitano o diventava lo specialista di quella determinata cosa. E il ragazzo poteva avere ancora 3 anni di gioco e sentirsi facente parte indispensabile di un gruppo. Ecco, qui forse dobbiamo farci la domanda: quante volte ci rendiamo conto che per recuperare una mancanza o un deficit o un handicap avremo bisogno di un tempo di lavoro sulla persona, nei suoi strumenti, che in realtà non riusciamo a dedicare perché abbiamo sempre la fretta del raggiungimento di qualcos'altro? Domanda che giro a te. Faccio un bel sospiro perché no, riguarda un po' uno dei podcast che abbiamo già registrato sulla prestazione, sull'aspettativa, quindi è tutto un fil rouge che lega in realtà tutti i nostri discorsi, e mi piace moltissimo, inutile dirlo. E però ecco, tiro un sospiro volutamente, in genere bisogna tagliare i sospiri nei podcast, ma in questo caso è un sospiro di commento, quindi vorrei chiudere un po' questa puntata con questa considerazione. Lo strumento dovrebbe servire a chi ti sta insegnando qualcosa a utilizzare lo strumento in sé per sé, a trovare soluzioni. Ecco, forse la capacità del mentor, anticipo una parola di un prossimo podcast, dovrebbe... Ho sbagliato? Allarme spoiler. Il mentor dovrebbe avere la funzione di spiegarti lo strumento come situazione di passaggio, no? di trasformazione, più che tieni questo e fermati lì. Ecco, forse questa è un po' la chiosa finale di tutta questa nostra considerazione, che abbiamo attraversato vari filoni, dalla dislessia alla disabilità e alla normalità così considerata. Mi piace molto come chiusa, assolutamente sono d'accordo. Sì, perché poi come al solito si torna dallo strumento inteso quanto oggetto o quanto mezzo per un risultato a qualcosa di più introiettivo, che fondamentalmente è lo strumento e il mezzo per arrivare a una completezza di te, quindi fondamentalmente della tua crescita, e nel nostro caso anche della crescita che poi permettiamo o meno usando i loro strumenti. Esatto, un'ultimissima cosa, poi giuro che la smetto. Il problema generale, secondo me, come hai citato anche tu, è che oggi, negli ultimi anni, ci hanno dato degli strumenti per qualsiasi cosa. Questa è la soluzione per questo, questo è il prodotto per questo, compra questo perché risolvi questa cosa. Forse dobbiamo abituarci a parcheggiare gli strumenti e usare più la testa, in generale, nella vita. Sono pienamente d'accordo.
Sono pienamente d'accordo e accenderei una domanda. Qual è il tuo strumento? Questa domanda la apro a chi sta ascoltando. Cioè, fatti una domanda, dopo tutto quello che hai ascoltato, dopo questa mezz'ora abbondante di sproloqui, qual è il tuo strumento e strumento e quindi anche modo, mi permetto di dire, con il quale tu riesci veramente a realizzare qualcosa, a esprimerti davvero? Quali sono i tuoi strumenti? Perché magari ti rendi conto nel rispondere a questa domanda che stai usando qualcosa che ti è stato imposto e non qualcosa che fare natura. Faccio un esempio e giuro chiudo. Ho un amico scrittore, Matteo, insomma, ha scritto un bellissimo libro tra l'altro proprio quest'anno, e gli ho chiesto: allora stai producendo, stai scrivendo il prossimo libro? E mi ha detto: Nando, come faccio? Mi manca lo strumento principale, cioè volare. Quindi il suo strumento principale è un'azione, un predicato verbale. Ti spiego meglio la cosa, perché sennò così sembra assurdo. Lui praticamente ha sempre fatto un lavoro dove viaggia molto in aereo, quindi trasferte, fa il commerciale per un'azienda europea. E quindi lui scriveva, ha sempre scritto in aereo, su carta, con penna. E lui riesce a scrivere soltanto quando vola, nei suoi viaggi. Lui dice: da quando c'è il Covid che mi hanno relegato a casa, io sulla terra non riesco a scrivere. E questa cosa mi ha fatto molto ridere. Quindi qui lo strumento non è più la penna, il foglio, la carta. Qui addirittura lo strumento è un Boeing. Guarda, mi manca l'aereo, appena allora, mi fanno volare. Se anche voi vi manca il Boeing per lavorare e volete raccontarci lo strumento che utilizzate, scrivici, parlo a te che stai ascoltando questo podcast, loremipsumpodcast.it, quindi raggiungici anche lì e trovi uno spazio proprio per lasciare le tue parole o le tue riflessioni su quello che abbiamo detto. Nando, siamo andati lunghissimi, ci stanno odiando, siamo fuori format completamente. Come mi piace dire, se noi parliamo per 30 minuti, ma voi ascoltate per 30 minuti, chi è il peggiore tra i due? Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ricordatevi di farvi un selfie all'inizio e alla fine e mandarcelo. Quello è importante. Sarebbe bellissimo. Assolutamente. Arriveranno. Ciao a tutti. Signore e signori, buonanotte.